Bene, signori, guardiamoci sta beta di Medal of Honor. Vai. Via. Sono proprio curioso di vedere se sarà più brutto di Call of Duty. Ah, bello, Tu dici che è molto Battlefield? sì, l'online è praticamente identico. Vediamo. È strano perché l'audio non parte subito, viene fuori Dalla dal beta. menu principale. Sì. Ecco qui. Oggi c'erano 800 persone in gioco. Allora, all'inizio possiamo scegliere se creare il match, giocare con i nostri amici oppure giocare semplicemente cercando una partita. Ti dà tre possibilità: cercare una partita di tipo missione, una partita con team di assalto. Facciamo ciascun gioco e vediamo quale trova lui. Vedi, ora sono 828 giocatori. Kabul City, cosa ti Questa è una ricorda mappa. Kabul City? Cosa mi ricorda Kabul City? Kebab! Kebab? Sì. Cipolle e carne d'asino! Questa deve essere una di quelle mappe beta, che poi non si sa se saranno così Allora, vedi, impossibili. all'inizio hai tre possibili classi. Una ti dà la... Assaltatore? Inoltre c'è la possibilità di avere due tipologie di avversari. Una sono i soldati americani e gli altri Ribelli. sono i ribelli di Kabul. Di Kabul. La cosa buona è che ti danno la K-46. Vai! Ecco qui già il gioco. Ma c'è il fuoco Ah, amico? il Prova! fuoco non l'ho mai sperimentato. Proviamo a vedere. Beh, al volo no. Sicuramente la cosa che risalta. Assomiglia molto a Battlefield. Ah, Già già sono Tansek. preparato. Ottimo. Assomiglia molto a Battlefield. Sì, stavolta però i tuoi amici sono in bianco. E poi la cosa particolare è, secondo me, nella corsa, che è più simile a Modern Warfare, almeno. E niente, dai. Ma sperimenta il Parlare. fuoco amico, vediamo. Almeno se ne devi uccidere uno, uccidi uno che conosci. Dentro c'è il tizio. Ah, è già salito quello al piano di sopra. Ma quello è il mio amico. Sembra meno legnoso nei movimenti, però lo vedo ancora un po' impacciato con l'arma. I glitcher non hanno capito. Ah, l'audio mi sembra. Occhio che arrivano. Questo La beta ogni dovrebbe. Sì, tanto. la cosa strana è che quando ti stanno per uccidere Rallenta. rallenta, è come se avesse un blocco. E Ancora la prima fase, dai. inoltre si blocca spesso. Qua c'è Ma che un. si frizza o che. Stavi lanciando un coltello. Sì. No, non c'è nessuno perché c'è il radar attivo. Non c'è fuoco Non amico. c'è fuoco amico. Non c'è. Vai. Prova a vedere. Questo con l'accetta, Sì, aspetta. quello mi voleva accettare. Ma le mappe come sono? Grandi? Eccolo lì uno. Porca miseria. Non è nostra serata. Però le ambientazioni sono tutte sbriciolabili. Ma una cosa. Mentre io provo loro mi uccidono. Certo. Le munizioni delle armi le puoi recuperare dai nemici che muoiono o è come in Battlefield che. Ci Questo col sono. Le lanciagranate. munizioni è strano, non ho ancora provato, però ho provato a prendere le armi delle persone, non riesco a No. prendere, non c'è nessun tipo di interazione, vedi? Ah. Neanche a sostituire le armi che hai già. No, no. Ok. Questa cosa non mi piace però. Per ora ho giocato solo in questa mappa. Non ho visto se ci sono Vediamo se altri. riusciamo a ucciderne uno Ma uno già prima che l'ho finisca il fatto. nastro, veramente. Bene.
C'è una parte della mappa in cui si addensano gli scogli. Ecco. Il texto non sembrano male. Sì, però il problema è che quando ti sparano... Prova a cambiare classe, dopo. Forse vediamo se si può fare qui. No, adesso... No, vabbè, vai avanti, vediamo. Le ambientazioni non sembrano scarne. Sì. Però le texture sono un po' così. A me. Vabbè che siamo ancora in beta, ma hai visto i pop-up dei sassi per terra? Sì. Ah cacchio, è lì quel tipo. Granate. Il fumo, c'è tanto fumo. Dispersione del fumo. Sì, dai. Hai visto che trema un po' l'immagine? Sì. Vedi come si è sbriciolato il mondo. Poi. Vai. Quella. Ah, ci ha seccato a lancia granate. Questa cosa mi sa che è peggio di COD. Quella parte sulla sinistra con le simil bombole nella mappa l'obiettivo. Bianca, no, sono i gruppi di munizione, vai lì e ti ricarichi. Ah, dovevamo cambiare classe. Devi provare col cecchino, voglio vedere se ha lo stesso la mira, la mano ferma, la scarsa mira la Terminator che penalizza Battlefield. Comunque sì. No, è legnoso nei movimenti, comunque è molto legnoso. No, secondo me non è molto legnoso. Cioè, questo a 60 frame non gira. Non sì, ci gira a 60 frame. Dovremmo provare ad aumentare la sensibilità del joystick per vedere se. Ma non credo si possa settare. No? Non l'ho provato. C'è un cecchino in alto. È un amico. È un amico. Sì, aveva. No, vai kamikaze, corri. Porca miseria. È là, lo vedi? Sì. E questo è il nostro amico. È morto. Lui non c'è sangue di sorta dettagli quando muoiono, eh. Esplosioni un po' scarne, però noi confidiamo molto su questo gioco. Ora prendiamo classe. Vai di bazooka, va. Sì, no. C'è una mano ferma che... C'è una mano ferma che è ridicola. Sì. Gli amanti di Battlefield adoreranno questa... Ma soprattutto questo non mi sembra un Battlefield... Addirittura, ulla! Non c'è rinculo. La mano è fermissima, non c'è possibilità di trattenere il respiro per... Finita. Ebbene, dai. Possiamo comunque ritenerci... Vogliamo vedere se è possibile provare anche l'altra modalità. Abbastanza soddisfatti della... 31, dai, ce la facciamo, dai. Un bel 3-10. Un 3-10 hai fatto, ottimo. Allora, il finale. Se il massimo si può giocare in 24 giocatori. 24. 12 per ogni squadra. Support action. Poi la cosa bella è che come in Battlefield praticamente ti carica direttamente l'altra partita. E quindi. Puoi già entrare. Esatto. Questa è l'altra classe che avevo fatto vedere. Con un soldato americano. Volevo vedere come va il cecchino qui, che non l'ho ancora provato. Ma questo non è un cecchino. Sì, è un fucile. Con un po' più praticamente. Sì, le armi diciamo che non hanno questo dettaglio. Però possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti di questa beta che è ancora in fase alfa. E non è ancora aperta al pubblico. Chiudiamo con una morte, dai, ce la farai. Abbiamo concluso con un'uccisione. No, non ho ucciso ancora nessuno. Salutiamo gli amici di Console Lab. Ciao a tutti.